il primo pallone, Titon, Avironi, Jelovcic, Rafinha e Tornatore in porta. Eccolo, si può finalmente cominciare al Palamalfatti. Riparte il Genova, occhio qui Avironi in pressione, ruba il pallone, lo offre a Titon che ha colpito il palo. Riesce a servirlo a Zanella, rientra sul sinistro. Buona la chiusura di Andrea Romano che prova ad andare a calciare, colpisce ancora il palo. Ramon se ne va con una finta, rientra sul destro, Ramon lo conte sul punto di battuta, sistema la barriera Sebastiano Tornatore, pallone per Juanillo che la mette dentro, tocca Tornatore dopo la deviazione e il Genova a sorpresa è avanti al Palamalfatti. Franco Jelovcic, il blocco di Massimo De Luca, rientra sul sinistro Jelovcic che calcia, pareggia subito i conti Franco Jelovcic. È importantissimo per il Real aver trovato subito il gol del pari. Zanella, spazio sulla sinistra, allarga per Juanillo, super questa volta Sebastiano Tornatore. Jelovcic, Ramon in mezzo a due, le finte di Ramon che va da Jelovcic, ancora Franco Jelovcic, si è sbloccato il Real Rieti, 2-1. Palla in buca d'angolo di Franco Jelovcic, scodellato morbido per Zanella, Ramon lo recupera, Ramon, e sono tre del Real Rieti, rischia adesso però di prendere l'imbarcata al Genova. Riparte il Genova, ancora l'anticipo secco di Franco Jelovcic, pallone per Titon, cala immediatamente il poker in Ariete che adesso sta strabordando il Palamalfatti. C'è questa carta, intanto scivola Avironi, il tiro è ancora Tornatore, contropiede del Real, Avironi, il destro, la parata. Sfida in uno contro uno Zanella, leva ancora Jelovcic, lo conte questa volta. È partito diciamo un po' a fari spenti, poi è cresciuto con il passare del tempo e adesso è uno degli uomini più in forma. Intanto il 5-1 del Real, calcia Rafinha, palla deviata da Juanillo e che se poi finisce alle spalle del portiere del Genoa. Arriva il fischio degli arbitri, parte Ortisi, Tornatore vuole l'uno contro uno su Avironi che gli sfila il pallone, scappa in transizione Avironi, pallone sotto le gambe di Loconte, sesto gol del Real Rieti al Palamalfatti. Adesso il Real Rieti, altra sanguinosa palla, va a girarsi con un numero, alla fine arriva Tornatore a pulire la sua area di rigore e a metterla in rimessa laterale, arriva il giallo ed il rosso per Sebastiano Tornatore. Protagonismo del direttore di gara. Mertel Aniene, è 1-1 tra i Trazervis Pesaro e Arzignano, intanto il pallone sul secondo palo per Zanella e allo scadere della superiorità numerica il Genova trova il secondo gol al Palamalfatti. Eh sì, lo avevamo detto, vedremo. Ramon ne esce con il pallone tra i piedi, le finte di Ramon che scarica su Jelovcic, lo conte in spaccata. Vediamo che Jelovcic mantiene il possesso palla, termina così, sirena finale, primo tempo, Real avanti 6-2. Via al secondo tempo al Palamalfatti di Rieti. Pallone dentro per Rafinha che colpisce la traversa, poi Titon rientra sul sinistro, torna da Titon, dentro ancora per Jelovcic che calcia al volo, gran gol di Franco Jelovcic, tripletta del numero 19, lui contro il Genova praticamente stasera. Possiamo dire così, rimonte del Genova, intanto pallone per Juanillo che prova il tocco sondo sotto su Fabio Tondi, arriva il terzo gol del Genova al Palamalfatti. Che un gran gol Mattia, perché Tondi era uscito bene, ancora Rafinha, riparte il Genoa con Zanella, Juanillo, Juanillo per Zanella e Genoa fa 7-4 in pochi secondi, trova due reti il Genoa e prova a rientrare in partita. Juanillo prova ad andarsene, se ne va Juanillo, è il gol del 7-5 realizzato dalla Genova, Juanillo doppietta anche per lui, pazzesco al Palamalfatti. Ramon dentro ancora per Titon, prova ad andarsene Titon che colpisce il palo, poi lo offre all'indietro per De Luca, dentro per Juanco, lo conte. Il Pesaro aveva subito, intanto Titon, lo conte due volte. Titon per Jelovcic, le finte di Franco Jelovcic che poi... Non un buonissimo Real, doveva portare a casa tre punti, lo ha fatto, però sicuramente non è questa la prestazione che ci si aspettava.